cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa edizione di 100 Notizie Brindisi, città che oggi più che mai parla la lingua della cooperazione internazionale, perché oggi è il giorno della G20, il vertice dei ministri degli esteri dei 20 paesi più importanti del mondo, che ha avuto sede nella base di pronto intervento umanitario proprio di Brindisi. Il padrone di casa è il ministro degli esteri Luigi Di Maio, ma sentiamo nel servizio di apertura qual è l'importanza di questo evento per la città. Mercoledì 30 giugno 2021. Per Brindisi il giorno del grande evento ministeriale, il G20 dei ministri degli esteri sull'assistenza umanitaria di scena nella base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite. Il G20 è il foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo. Nel 2021 l'Italia, che ne detiene la presidenza, si focalizzerà su tre pilastri interconnessi di azione: persone, pianeta e prosperità, le cosiddette 3P. Nelle immagini l'arrivo a Brindisi del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio e delle delegazioni straniere giunte in corteo a bordo di oltre 200 mezzi e minivan blindati dalla ex base USAF di San Vito dei Normanni. Eccoli i ministri schierati per la foto ricordo prima dell'inizio dei lavori. Padrone di casa dunque il ministro Di Maio, che con il direttore esecutivo del World Food Program David Beasley ha ospitato l'evento moderato dal presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Francesco Rocca. Oggi si è discusso del ruolo della logistica nella preparazione e risposta alla pandemia Covid-19 e a future crisi umanitarie e sanitarie. Continuiamo ad investire risorse importanti per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle missioni di pace delle Nazioni Unite, per garantire il consolidamento del polo di Brindisi, per il valore aggiunto che esso dà all'intero sistema delle Nazioni Unite e allo sviluppo locale e nazionale, aveva dichiarato Di Maio intervenendo con un videomessaggio alla conferenza stampa di presentazione del nuovo corso di laurea magistrale in scienze per la cooperazione internazionale dell'Università del Salento con sede a Brindisi. La presidenza italiana, che ha preso il via a dicembre, culminerà nel vertice dei capi di Stato e di Governo del 30 e 31 ottobre prossimi, a cui tradizionalmente partecipano anche i ministri dell'economia. Una presidenza che ha obiettivi ambiziosi ed un programma ricco, come dimostrano gli appuntamenti di fine giugno a Bari, Matera e Brindisi. Fra i temi che più stanno a cuore a questa presidenza è il multilateralismo di fronte alle enormi sfide globali, il tema dell'Africa per indicare la via verso uno sviluppo sostenibile, quello della logistica in risposta alla crisi generata dal Covid-19 e quello della collaborazione fra l'Italia ed il Programma Alimentare Mondiale dell'ONU. Dunque le sfide globali, l'importanza dell'Africa e il multilateralismo, come ha avuto modo di sottolineare il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio nel corso del suo intervento. La riunione di oggi ci permette di far conoscere il valore strategico del polo umanitario e logistico delle Nazioni Unite, ospitato a Brindisi, e che si compone di due entità: il deposito per la risposta umanitaria, gestita dal Programma Alimentare Mondiale, che opera a supporto degli interventi umanitari nelle aree di crisi, e il Centro Servizi Globali, che opera a sostegno delle operazioni di pace nel mondo e dove ci recheremo più tardi per assistere alla partenza di un volo umanitario organizzato con il supporto dell'Unione Europea. Il volo si svolge in collaborazione con il PAM, alcune ONG italiane e internazionali e la presidenza portoghese dell'Unione Europea ed è destinato a portare aiuti di primo soccorso in Mozambico. È un'iniziativa umanitaria che rappresenta un modello di collaborazione tra Stati Unione Europea, Nazioni Unite e organizzazioni della società civile. Si tratta di un esempio di quel multilateralismo efficace che è la priorità della presidenza italiana del G20 e che rappresenta lo strumento chiave per affrontare le principali sfide globali. La ministeriale di oggi ha confermato l'importanza del ruolo della logistica nella risposta alle emergenze umanitarie e sanitarie nel mondo. Si tratta di una tematica evidentemente di grandissima attualità, come ci ha dimostrato la pandemia da Covid-19, che necessita quindi di una cresciuta attenzione politica. Abbiamo effettuato un'approfondita riflessione sul modo di operare nella risposta alle emergenze e in particolare sull'importanza dei beni di primo soccorso, della collaborazione nella risposta emergenziale su scala nazionale, regionale e globale, del partenariato pubblico-privato, della semplificazione delle procedure e razionalizzazione dei costi di trasporto, dell'innovazione e della formazione. Abbiamo individuato alcune buone prassi
che possano aiutare a migliorare la capacità della comunità internazionale nel prepararsi a rispondere a future emergenze umanitarie e sanitarie nel mondo. Allora invece ascoltiamo le dichiarazioni di David Beasley, direttore esecutivo del World Food Program. Ministro Di Maio, grazie. Grazie infinite per l'ospitalità che è stata fantastica. E abbiamo visto il rapporto lungo e fraterno tra l'Italia e il programma alimentare mondiale World Food Program continua a manifestarsi, soprattutto in tempi come questi, quando abbiamo dovuto affrontare una pandemia senza precedenti e che ha creato successivamente una pandemia di carestia, di fame. Non è stato possibile raggiungere 150 milioni di persone che ogni settimana, ogni mese avrebbero dovuto ricevere approvvigionamenti se non fosse stato grazie al governo italiano. E qui le persone che sono qui in questa precisa sede, direi che questo è proprio ground zero. È qui che è possibile far funzionare il tutto, e da qui che parte il tutto. Non si possono non si può mangiare 150 milioni di persone all'anno, e il governo italiano ci sostiene in tal senso dal punto di vista finanziario, delle strutture, affinché si possano raggiungere le popolazioni di tutto il mondo. Noi siamo l'agenzia più grande dal punto di vista umanitario. Insomma, tutto questo è accaduto sotto i riflettori, ma lontano dai cittadini. Noi però ci siamo chiesti come i brindisini abbiano vissuto questa giornata così importante, così particolare. Sentiamo che cosa hanno risposto a Fabrizio Caianiello. Brindisi oggi è capitale della cooperazione internazionale. È una cosa importante per la città. Comunque sono sempre, come dire, delle nuove giornate, insomma, di cultura. Che qualche disagio però? No, io personalmente vivo in centro, mi sposto a piedi, quindi non lo so che c'è comunque qualche disagio, ma credo insomma che sia una cosa, si può andare oltre, insomma. Dai. Brindisi per un giorno è capitale della cooperazione internazionale, grazie al grande evento del G20 che ha richiamato in città i ministri degli esteri più importanti del pianeta. Un evento straordinario che i cittadini hanno dimostrato di aver apprezzato e anche compreso, nonostante qualche disagio sul piano della viabilità. Sì, hanno bloccato una città, in effetti, non, anche arrivare al centro era impossibile da fuori. Non è che ci abbiano dato tante notizie poi, insomma, di quello che sta succedendo, perché questo G20, insomma, non siamo stati molto informati, ecco, devo dire, adesso non so da chi dipende. Sappiamo soltanto che c'è una città bloccata da ieri e niente, insomma, aspetteremo notizie. Qualche ora di disagio, dai. Sì, sì, va bene, ma va bene, non c'è problema. Lo sa che oggi c'è il G20 a Brindisi? Purtroppo sì. Perché purtroppo? No, perché no, stavo scherzando, lo so. Abbiamo avuto anche un po' di problemi nel venire al centro con le macchine, quindi noi siamo al centro, lavoriamo qui al comune. Però è un grande evento per la città, no? Sì. Molto, molto bello, molto bello. Sa che c'è il G20 a Brindisi oggi? Sì, lo so. Hanno iniziato anche a chiudere, a transennare il tutto. Pensavo già da ieri, sinceramente. Oggi è il clou. Ok. Che ne pensa? È una bella iniziativa. Un'opportunità. Ben venga sempre qualcosa di buono, di positivo. Grazie. Prego. Qui siamo in via Castello. Chiaramente questa zona, portando poi verso il castello, che è uno dei punti principali dell'evento, è completamente off limits, è chiusa al traffico. Buongiorno. Tutto deserto? Tutto deserto. Non si può circolare, almeno così dicono dai volantini che abbiamo letto, dati dal comune. Sa perché no? Lo so, certamente. C'è il G20, però un'occasione per la città. È un'occasione, certo. Tutte le occasioni sono occasioni. Una di quelle ci sta bene anche. Grazie, buon lavoro. A lei.
insomma, qualche disagio, ma accettabile, sicuramente superabile, anche perché i cittadini hanno collaborato, i Brindisi ha fatto una bella figura, sono le parole del comandante della polizia locale, Antonio Refice. Brindisi è praticamente blindata per questo grande evento, il G20 ha bloccato, stravolto la viabilità della città come era prevedibile. Qui siamo su via provinciale San Vito, una delle arterie principali del territorio, come vedete la strada è completamente off limits, qui c'è una prima camionetta della polizia in particolare per monitorare la situazione del dormitorio, altra criticità che è stata attenzionata ovviamente in queste ore, più avanti c'è un altro cellulare dei carabinieri, diversi posti di controllo, anche perché poi di fatto questa è la strada che porta anche all'aeroporto militare, che è uno dei punti più importanti, uno dei punti sensibili della città. Si sta svolgendo, comunque si è svolto anzitutto per il meglio, oltre 600 gli uomini delle forze dell'ordine impegnati per garantire la sicurezza, ma sentiamo com'è andata sul piano della viabilità con il comandante della polizia locale, Tonio Refice. Come previsto e pianificato nei giorni e nelle settimane scorse, diciamo, i risultati al momento ci stanno dando ragione, nel senso che la città sta rispondendo bene come già nelle precedenti esperienze ormai note della bomba e del Giro d'Italia, quindi quando la cittadinanza collabora diventa più semplice tutto, diciamo, alla fine è l'intera città che fa una bella figura. Come siete strutturati? Avevate richiesto anche rinforzi ad comandi delle altre province, dicevo oltre 600 gli uomini impegnati tra le varie forze dell'ordine. Sì, diciamo, noi l'apporto che abbiamo avuto da una decina di comandi della provincia, quelli che non erano impegnati per gli svincoli sulla superstrada, ci hanno dato anche loro manforte, perché diciamo, la fascia oraria e le zone da coprire erano piuttosto ampie, quindi con le nostre sole risorse non ce l'avremmo fatta a coprire tutte quelle aree. Però sono venuti, stanno collaborando, poi oramai, diciamo, proprio a livello provinciale siamo quasi una sorta di gruppo unico, per cui c'è la massima collaborazione, c'è la massima intesa tra tutti e 20 i comandi della provincia. Sul piano della viabilità, quali sono le zone dove si sono registrate più criticità, se si sono registrate? E per ora sulla superstrada, proprio allo svincolo per San Vito e Casale, però diciamo di massima, tranne che qualche rallentamento e qualcosina in prossimità di Largo Poliziano, via Ignazia, almeno agli inizi, poi una volta stabilizzata la situazione, diciamo, viene acquisito anche dalle persone, insomma, dai conducenti dei veicoli, e diventa tutto più semplice. Questa mattina, andando in giro per la città in lungo e largo, Fabrizio Caglianiello e Dario Spagnolo hanno beccato anche la delegazione cinese mentre si recava al ristorante Secca 48. Abbiamo intervistato lo chef, sentiamo cosa hanno scelto per questa giornata importante gli illustri ospiti. Ci sono storie nelle storie, in questo G20 c'è anche la tradizione culinaria brindisina che hanno apprezzato i capi delegazione giunti da ogni parte del mondo. Qui siamo a Secca 48, un ristorante molto noto del centro brindisino che ha ospitato la delegazione giapponese. Siamo con Biagio, il titolare, com'è andata? Buongiorno Fabrizio, è stato un piacere ospitare la delegazione giapponese, il ministro e l'ambasciatore giapponese hanno mangiato dei nostri prodotti tipici locali, come il pesce, tra cui, diciamo, il giapponese per il pesce va matto, per cui ha provato il sapore del mare con i nostri prodotti della terra. È stato un piacere ospitarli, hanno provato anche un pinot grigio che col connubio andava molto bene col pesce, visto che è un'uva nostra italiana, e è stato veramente un qualcosa di diverso dal solito. Hanno chiesto qualcosa di tipicamente locale da mangiare? No, hanno preso i nostri antipasti della casa, che sono appunto del pesce nostro fresco, con degli abbinamenti un po' più diversi dal solito, con le verdure, con i latticini, e gli è piaciuto molto. La cosa diversa, ma sempre rispettando il territorio. So che è stata toccata e fuga perché poi dovevano prendere l'aereo. Com'è andata? Vi hanno detto qualcosa? Com'è andata? Molto di fretta, questo sì, però tutto bene. In un'ora l'abbiamo soddisfatti.
Che ne pensi di questo evento? C'è stata un'opportunità, no? Un qualcosa in più. Se non c'è un evento non può attirare persone al di fuori, no? Come può essere l'ambasciatore, come può essere qualche altro evento che può portare persone da fuori Brindisi, perché hai bisogno di un'economia più ampia rispetto a quella locale. Quindi i prodotti di Brindisi, il pesce di Brindisi, e non avevamo dubbi, i prodotti locali promossi anche in Giappone. Sì, pieni voti. Sono le parole di Biagio Di Giacomo, lo chef del ristorante che ha ospitato questa delegazione giapponese. A proposito di pranzo, subito dopo la chiusura dei lavori, i ministri degli esteri dei 20 paesi si sono spostati nel castello Svevo di Brindisi, il castello di terra, a ridosso del centro storico, ed hanno potuto apprezzare la bellezza di questo bene di grande pregio architettonico, storico e culturale. Proprio durante la pausa pranzo e prima di tornare nell'aeroporto militare Pierozzi, per assistere al volo umanitario diretto in Mozambico, come ha anticipato il ministro degli esteri Luigi Di Maio, con a bordo prodotti di primo soccorso, di fatto il momento conclusivo di questa giornata speciale. Ora cambiamo argomento, ci spostiamo in Consiglio Comunale, i lavori del Consiglio Comunale di ieri sera di Brindisi, durante i quali si è parlato di tariffe Tari per l'anno 2021 con l'approvazione del regolamento e l'integrazione delle agevolazioni. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle però hanno abbandonato l'aula. Cerchiamo di capire perché nell'intervista telefonica realizzata a Gianluca Serra, il capogruppo del Movimento 5 Stelle. Un nodo da sciogliere per il Consiglio Comunale di Brindisi che si è riunito martedì pomeriggio. Tariffe Tari anno 2021, approvazione del regolamento e integrazione delle agevolazioni. L'unico punto all'ordine del giorno è stato approvato dalla Sise anche grazie ai voti dell'opposizione, ad eccezione di quelli del Movimento 5 Stelle, i cui consiglieri hanno abbandonato l'aula. Tutta questa urgenza di approvare le tariffe Tari prima dell'approvazione del piano economico finanziario da parte di ARERA, non ci ha convinto, non ci convince l'argomentazione di rispettare il termine di legge, poiché non lo stiamo rispettando con l'approvazione dei bilanci, c'è anche una diffida del prefetto, quindi in questo caso il voler essere ligi nei termini anche in vista di un eventuale slittamento che è già stato annunciato dal governo ci ha un po' insospettito. Vengono confermate le tariffe del 2020, correttamente si applicano tutte le riduzioni dovute ai ristori del governo, sia alle utenze non domestiche, e i vecchi ristori del governo vengono applicati alle utenze domestiche, ma non si fa chiarezza sui costi della Tari. Da due anni noi non comprendiamo quanto lo smaltimento e la raccolta rifiuti costerà realmente ai cittadini, e si rinvia a un eventuale conguaglio o a una distribuzione di un eventuale maggiore costo alla fiscalità generale. Questo è un metodo che non condividiamo, noi vogliamo chiarezza, soprattutto in virtù di una discrasia tra le previsioni del comune e le previsioni del gestore Ecotecnica. Mancano all'appello rispetto alle previsioni di Ecotecnica 2 milioni di euro. Una notizia di sport prima di concludere: la brindisina Giorgio Amatori classe 2003 in forza alla Magnolia Campobasso, militante nella massima serie del campionato di basket femminile, è stata convocata dal settore squadre nazionali giovanili della Federazione Italiana Pallacanestro per il raduno di preparazione per le amichevoli con l'Ungheria e per la partecipazione al campionato del mondo della nazionale italiana Under 19. Il raduno si terrà a Granozzo con Monticello, provincia di Novara, dall'11 luglio al 16 agosto. Agli ordini di coach Roberto Riccardi e del suo staff, per Giorgio Amatori è la seconda convocazione nella nazionale italiana. E con questo è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale. Ha curato la parte tecnica Dario Spagnolo, grazie per essere stati con noi. La linea ritorna a Taranto per 100 notizie il fatto. Buon proseguimento di serata.